un altro boss di sicuro, infatti, eccolo là. Regina Valentina, quella creatura che ha battuto Smilax, ma ha chiamato Mario, è qui. Mario? Come si vede un Mario? È un baffo folto. Ah, come si vede un Mario? Ma siete lunghi un paio di gambe forti. Ho l'impressione di aver visto prima questo Mario. Questo è il boss, si fa il boss e si chiude. Se non muoio. Aspetta, certo, era quella statua che Garra ha appena consegnato. Cosa faremo? Cosa faremo, Valentina? Beh, di sicuro rimarrò qui a ascoltare le tue chiacchiere. Per esserti franca, non sono proprio preoccupata. Senza questa chiave, Rin non potrà andare a nessuna parte. Silenzio. Ancora ridendo. Ho detto di fare silenzio. Ma cosa? Quella non è una statua, è un Mario. Valentina, dammi quella chiave ora. Adesso è tuo coglione, gasp. Che maleducato, e tu chi diavolo saresti? Io sono il vero principe, ecco chi. Insolente, come ti permetti di spiare conversazioni private? Privata, privata, ti ascoltavano a distanza da 10 km. Non parlo con i maleducati, me ne vado. No, non te andare. Ehi, Valentina è scappata. Devo fermarmi anch'io. Invece non batteremo. Invece no. Ma già che tanto prima mettere la in salvataggio. Non sono così stronzi. Io credo che abbiamo perso l'opportunità. Credo sia meglio muoversi. Forza, andiamo a prenderli. Dai, ce la facciamo, eh. Oh, eccolo qua, infatti. Continuiamo. Vi salviamo, livello 19, ottimo. Malasta, se ci sei, batti un colpo, se no ti do per disperso ormai, eh. Ecco, vabbè, qualcuno tocca fallo gli nemici. Passiamo prima che se ne do più fastidio, guarda. Speravo in uno ancora una volta, però vabbè. Vabbè, detto sì. Oh, però Peach, guarda, la rivaluto perché non è male che niente. Vabbè, questo lo ammazzo sicuro, tanto guarda. Guarda, c'è 218 e lui con me è morto. No, ma era per sentire, ti sentivo, ho detto, ah, ma sapessi, mi ha abbandonato. Comunque, che ne dici del mio nuovo... Oh. Che ne dici del... Bella lì. Bella lì. Oh, non mi dà... Non ho fatto nemmeno un livello? Dove cazzo sono? Che vuole dire sta cosa? Sto facendo il bagno di essere rilassante. Ma che vuol dire? No, volevo il tuo parere, Marasto, sul prossimo gioco che porto, capito? Regina Valentina. Poi cercalo su YouTube, è bellissimo. Regina Valentina, resta dando segni di recupero? E come sta sua moglie, la vecchia regina? E Ciccio, in principe Mallo, dove si nasconde ultimamente? Cosa penso? Penso che... Non ci credo, la verità è che... Non ci credo, la verità è che... Cosa penso? Penso che... Arg! State zitti tutti quanti. Cosa importante a fare è ascoltare prima di due rimbambiti. E guardate, mentre perdevo tempo ascoltando le vostre stupidaggini, Mario è riuscito a trovarmi. Oh, si fa il combattente in piazza? Dodo, Dodo! Oh, quell'uccello deve avere problemi mentali. Dodo, mi senti? Vieni qui ora, ho bisogno di aiuto a intrattenere Mario. Quindi sbrigati, vieni qui ora! Invece no, è che l'ho fatto già fuori. Ma che bello!
scandaloso. Non poteva prendere Mario, eh no? Niente morto. Ah, verde, figo. Quando Geno, tutti che li dovevi prendere Geno ha preso. Si è retto un po'. Psico bomba. Massimo, vaffanculo, vai. Anzi, potete usare silenzio però. Vabbè. A zoccole. So come mi sta così, so come mi sta così. Ah, tu si demolisce, guarda. Non capisco che attacca. Se attacca Mario si è vinto praticamente. Valentina Dodo, come puoi aver già perso? Ma andiamo, vieni qui. Invece attacca lei. Così si fa due belle legnate. Le balla anche le pompe di palla, dai. Sì, bella braccia a tutti, va. Sì, vabbè, ciao bello. Velena raggio. Questo è male. Ma Rasto, qui c'è il finale di live, ti consiglio di prestare attenzione che qui si spacca tutto. Non capisco mille petali, sì, vabbè, fa tutte le tue mossette del cazzo. Ecco. Tutto mano più scandaloso di tutti. Che vuol dire? Perché attacca solo lei? Forse perché... Ah, forse perché Dodder è morto. Capisco che sta facendo. Ora che non muore. Che è un poveraccio, è morta, vero? No. Fa solo quella ora. Un altro lo reggiamo, dai. Forse muore. L'ha fatta la... Ah sì, perché è morto, cosa? Quindi sta lì, pensavo sparisse. Minchia, comunque ce n'ha, eh. Quando mi vado le pupe non si può. Non ci credo. Spettacolo è finito, gente. Dodo, andiamocene di qui. Signore e signori, alla prossima! Niente stelle per me, eh? Monete inutili, però poi i punti esperienza ho presi. Fantastico, se ne sono andati. I
si chiamano, sono sicuro che lei la chiami. Invece no, Gasp. Oh. Vai, godiamoci la vittoria e poi ci salutiamo. Mario, guarda. E ora andrò a Vulcano di sicuro tramite Eterne. Perché ho un ombrello? Non l'ho capita quella dell'ombrello in realtà, però. Mamma, papà, vi presento Mario e i miei compagni di viaggio. Oh, quanti siamo? Come potremmo ringraziarvi? Sono il padre di Mallow, Rinimbus. Salve a tutti. Grazie per essermi presi cura di un adorato figliolo. Permettetevi di presentarmi, di presentarvi. Questa è principessa Cece, le mie funghi. Oh, ho sentito parlare di te, posso avere il tuo autografo? Cara, non mettere i tuoi figli in imbarazzo. Oh, non importa. E chi sarebbe questo gentiluomo? Questo è Mario, mi ha aiutato fin dall'inizio. Ti ringrazio profondo del mio cuore. Vuoi dire il Mario? Mario è il re dei santi, non fa proprio per favore. Mettila, caro. Ok, ok. Allora, cosa ne pensi di farmi vedere un piccolo salto? Un piccolo basterà. Yeah, questo me lo fa però quando si gioca, passo l'ora. Oh, fantastico, me lo rifarei vedere più tardi. Che abbiamo qui? Questo è Bowser, il capo della Tupa Pupa. Oh, un'altra persona famosa, ma posso chiederci, devo avere il tuo autografo. Caro, per favore, contenti. No? Neanche uno scarabocchino? Ok, scarabocchio. Altre volte mi dico le buone maniere, beh. E questo chi è? Questo è Geno, ti ho parlato di lui prima. Oh sì, la storia della Via delle Stelle è terribile. Si chiama Strada Stellare. Poi poco prima di Valentina si è messo il contorno a grande stella e caduta nel vulcano. Ma il temuto drago Xarg nel vulcano, non sarà facile riuscire a tirare fuori la stella da lì. Forse lavorando insieme potresti riuscire a gestire quella bestia. Beh, quando ero giovane io. Sì, caro, una volta al vulcano cercate Inopio. Lui potrà aiutarlo. Attenzione, Mallo. Ok, mamma, lui non ha le gambe comunque. Probabilmente non tornerò finché non avremo trovato la stella. Se cosa succede torni immediatamente indietro, ok? Come fa la volta Deva? Figlio è proprio come me quando lo ti tasso, sono così orgoglioso. Yeah! Ah, cambiate le statue! Da quanto tempo non ci si vede? Sei un piagnucolone, ma fai il culo, vai! Bastardo! Ah, voglio andare a vedere! Vieni mi ha dato un altro colore, guardia! Principe Mallow! Grazie mille, non potevo salvare mio padre con le chiavi che ci hai dato. Figurati, in fin dei conti sei stati voi a salvarlo. Buona fortuna. Accettate questo, dai, accettate questo. Principe. Un omaggio da parte mia, per favore, accettalo. Mazzo fiori, la sapevo, Dante, c'era... in ghippo. Sì. Oggetti... mazzo fiori. Ottimo. Allora, adesso ci gabbe, ma tanta robetta c'è ora. Ma ci sono queste statue. Che belle. Ora vediamo le sei statue del re. Chiami, incredibile, incredibile. Questa statua sembra così divina. Ma devo fare tutto? Ah no, perché c'era giusto, c'era un passaggio corto, sì. No, vabbè, senza i dati direi che ci...